Allora, ancora un episodio un po' tranquillino qua, perché dobbiamo ripigliarci. Possiamo comprare una nuova invenzione, ma abbiamo pochissimo civic power, perché la nostra basilissa fa schifo in quello. Avremmo potuto pensarci bene, però investiamo un po' di potere o di oratoria. Allora, promuovere o... no, assimilare, assimilare a questo oratorio. Quindi facciamo che assimilare un po' di gente, farli diventare macedoni. Ok, allora, diciamo che siamo abbastanza... oh. Mi mettiamo subito alla prova, eh? Ma qua abbiamo... cioè, abbiamo costruito dei... marketplace ovunque, sul serio. No, comunque dovrò cercare un modo per difendermi da questi... va bene. Ma quando è che sono apparsi quelli? Scusatemi. Dove stanno andando? Kellis. No, scusami, ma con voi non faccio accordi perché mi fate davvero schifo. Dove stanno andando? Pilupi, eh? Ah, Hierapolis, ok. Ottimo, allora io devo prepararmi di sicuro alla guerra contro le facche. Sono esplosi i... perché l'hanno mandato a Bubastos? Non so neanche dove sia. Scusate, Bubastos. Ah, beh, è molto buono che li avevano mandati qua, davvero. Guarda, non ha tantissima pop qua, sì. Vabbè, un po' sì, ma non troppissima, dai, diciamo. Oh, mi arrivano in faccia, proprio in faccia, così. Però sì, non è male che Thamud sia esploso, eh. Anche se... questi non sono messi bene. Per cui penso che... verranno presto distrutti. E questo cos'è? Thamud questo? Sì, ma che casino. Ma non puoi fare dei confini di questo tipo. No, sembrano tutti a posto. Allora, ci sono Aeropolis e Motis che stanno un po' morendo di fame perché c'è gente che continua ad arrivare. Ma scusa, allora, a Aeropolis posso anche farci una fortezza, non mi costa un Kaiser. No? Così magari mi difende questi due pezzetti, però devo per forza andare là. Mi sa che non posso entrare a Bubastos, per esempio, se c'è il forte a Aeropolis. Non abbiamo tantissimi soldi ora come ora, ma quanti ne stiamo guadagnando? 26, va bene, no, 26 va bene. Quasi quasi convertiamo qualcuno alla nostra religione nel mentre che ci siamo, allora. Converti dei tribesmen. I tribesmen sono tutti della religione giusta. Ah no, perché ne ho pochi di choice man effettivamente. Guarda quanti schiavi ci sono di religioni. Vada. Glass, no? Allora, quanto ci metterà qua Dodecascoinos ancora per l'integrazione? 668! 100 passati. Non li integreremo mai, non li integreremo mai. Chi è che abbiamo? Allora, scusate un attimo, vediamo un attimo. Chi è che abbiamo noi come vassalli? Andros, che è quella rovina là. Cos, va bene, Dodecascoinos e Decapolis. Decapolis non mi è fedelissima. Ok. Relation action. Miglioriamoci un po' i rapporti, perché sennò qua va a finire che poi dopo ci fregano quando meno ce lo aspettiamo. Come sono messi Roma? What? Ah no, ok, 71, ho detto come se fossero le truppe quelle. Oh, ma sei pazzo! Cioè adesso rischio di perderci anche la Cirenaica per sta roba qua. Ah, vaffanbrodo. Ci sono delle scornate family? Sembra di no. Questo com'è? Prode. Ha meno carisma, ma più forte defense. Ma è molto corrotto. Mettiamo un proteide. Non sarò fortissimo per il commercio. Ah, questo è ancora del Forced March. Perché? Per qualche invasione recente di barbari, probabilmente. Scusate, chi è che sostiene un pretendente al trono? Vabbè. C'è un sacco di gente che supporta... Chi è questo? È un figlio mio? No. Son of the ruler. No. Ruler no, non ha dei figli. Potrei dire che sono dei figli, ma sono dei fratelli. È un baggone gigante. La Siria come... La Frigia come si è messa? Ah sì, no, si è ripresa la gente, la Frigia. Ok, come è messa come truppe? 164, siamo pazzi? 164 coorti, ma siamo fuori di testa. Ne abbiamo 151 noi. Cartagine quanti ne ha? 160. What? Com'è che ha tutte queste truppe così a caso? Ce ne faremo anche noi a questo punto allora, ma... Non so che dire, sono un po' perplesso. Sì, sono proprio un po' perplesso da tutto ciò. Ah, ecco, Thamud si è di nuovo ripigliato, è 47 coorti. Io direi che un altro po' di coorti qua... Un altro po' di esercito qua mi conviene avercelo, Contro Thamud, perché prima o poi dobbiamo mangiarcelo Thamud, Come anche la Blemmi in realtà, la Blemmi è come messa? 46 coorti, mareu! La Blemmi sarà una guerra molto difficile, molto difficile. Allora farei che... fare un altro po' di esercito, va? Visto che siamo in un momento buono. Allora, facciamo un po' di... Allora, questi sono buoni contro... Ah, prende più attrito, però. Non è buono che prenda più attrito se dobbiamo andare nel deserto, eh. Gli elefanti... Possiamo fare degli elefanti noi? No, non abbiamo nessuna provincia che produce elefanti. Questi qua sono... Hanno poco, prendono poco attrito. Contro gli arcieri non, ma sono abbastanza scarsi. Cioè prendono poco attrito, ma boh. Hip base. Questi sono abbastanza buoni. Costano 6 a costruire. Potrei fare effettivamente un'armata di cavalieri leggeri. Gli horse archer sono scarsi contro i camel cavalry e light cavalry. Però secondo me avranno tanti... Avranno tanti... di fanteria leggera. Vabbè, io farei intanto 2, 3, 3, 4, 5. No, grazie. E... (8, 9, 10). Voglio provare a farne una principalmente di cavalieri, di cavalli. Ah sì, facciamo le Olimpiadi. Perché mi si è buggato il coso là? Allora, arcieri a cavallo si potrebbero anche fare, ma poi viene a costare davvero parecchio tenere tutta quella gente. Allora, facciamo che facciamo, poi... Stanno andando là, allora, quindi noi li seguiamo così. Farei allora... della fanteria leggera, sì, farei 2, 3, 4, 5 di fanteria leggera e 2, 3, 4, 5 arcieri. 5 arcieri. No, non mi interessa quello da Monthly Tyranny. E allora, prendete tutti sti... cavalli che non sembrano cavalli manco per niente. E lì andiamo qua. Facciamo lo stesso con questi, perché li ho reclutati in mezzo a un deserto, lo so solo io. No, aspetta, mi sono perso, ho sentito dei barbari da qualche parte, ma non so dove. No, forse solo per la vittoria che... sì, forse era solo per... Ok, guadagniamo comunque manpower, guadagniamo abbastanza soldi. Perché se ne guadagniamo un po' meno, ma almeno abbiamo un po' più di truppe da guidare contro Thamud, che non ha manpower, tra l'altro, vorrei dire. Allora, ci sono delle scorte family? No, ci sono solo delle... Ah sì, gli Elladidi. Ok. Questi. Ma... Morale dell'armata è più 4%, non è un granché, ma vabbè. Oh, è morto questo? Ma potevo metterlo qua l'Adide, porca miseria. Scusami, posso... posso mettere uno migliore. Metti questo. E qua ci mettiamo l'Adide che fa schifo. Vadi. Ma questi li uniamo tutti insieme. Ci metteremo poi magari anche un discreto comandante. Enslavement efficiency più 8%, ci sta. Allora, loro ne hanno comunque 47, quindi dovrei poi muovere gli altri di qua, se necessario. 52. E continuano comunque a guadagnare soldi. Mareo. E io non ho tante navi qua sotto, tra l'altro. Quante navi hanno loro? 10 navi. Io neanche solo 10, ma perché non ho... non ho un import di legno qua. Non ho modo di fare navi qua, se non... tramite import. Allora, vediamo un attimo se posso fare una trade route per legno. Vada. Allora, facciamo delle triremi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Costano un bel po' le triremi, anche da mantenere, però ci servono. Se vogliamo avere la supremazia qua del Mar Nero, Mar Rosso, scusate. Poi tra l'altro qua, cosa... possiamo andare fino in India. Questo è un impassable terrain, non possiamo andare oltre là. Questo mi sembra poco potente, l'aggressive expansion che diminuisce. Abbiamo poca gente, cioè abbiamo tanta gente da convertire teoricamente, quello è vero. Ah, quello è livello 9, ok. Allora, aspetta, no, queste... sì, ok, facciamo che quelle le mandiamo là e queste... facciamo un... no, aspetta. Fate un giretto qua giusto per essere sicuri che non ci siano dei pirati. Voi andate in qua, sì, farvi un giretto. Poi vai qua, vai qua, vai qua. Poi vai qua, vai qua e poi ritorni indietro, vado. Giusto per evitare che spawnino dei pirati, ecco. Ha dei forti Thamud. Manco uno. Entreremo come burro. Com'è tutto deserto però, eh? Sì. Tra questi in mezzo che sono colline. Prenderemo tanto trito. Sì, è tutto deserto. Però dobbiamo punirli. Mia sorella, hanno rapito mia sorella. Oddio, cosa è successo all'oracolo di Delfi? Oddio, l'oracolo di Delfi ha detto che la nostra comandante, cioè la nostra Antigone è... non è un buon faraone. Facciamo questa. Spendiamo un sacco di soldi. Avevamo 4.000 fino a poco tempo fa. È un bel pasticcio quello in cui ci siamo messi, eh. Oh! Ok, gli dei sono contenti. Va bene. Meglio così, mareo. Ma quelli sono mercenari, gli altri sono miei. Il prossimo passo sarà picchiare Thamud, ma siamo ancora parecchio alti di aggressive expansion e togliamo solo 0,2 al mese. Non è che possiamo permetterci per caso qualche invenzione che diminuisce l'aggressive expansion. Supply limit 10%, non è male. Fort Maintenance, National Commerce, National... Aggressive Expansion Impact però, eh. Proof Opinion, massimo più 20, Trovati Income più 10, Sacrifice to Gods. Questo non mi dispiace, ma è meglio questo mi sa perché... dovremmo espanderci parecchio, se la gente ci odia di meno è meglio. E possiamo fare un'altra ancora? Sì, costano solo 100. Vai con questa. E farei anche questo, supply limit più 10%. Ma lei può fare dei giochi, guadagna 15 popolarità, non sarà un Kaiser in questo momento. Abbiamo solo 3000, questo è messo. Legittimità in calo, perché? Support for pretenders. Scusate, posso dire alla gente... Wait, Sì, supporta mio figlio, scusa. Supporta mio figlio. Ah, questo non posso chiederglielo? Questo comunque non gli basta. Questo invece è il discorso di legittimità ora. Sempre in calo perché c'è ancora parecchio supporto per i pretendenti. Perché quasi tutti supportano lui e non mio figlio. Supportate mio figlio, please. Ne ho bisogno. sto spendendo praticamente tutta l'oratoria. E dura non per tantissimo comunque. Va, sì, spendiamo un po' di potere religioso ma migliora la legittimità. Scende di 0,27, porca miseria. Questa abilità positiva, allora popularity più 0,10 round line edge. Forse davvero tanto supporto per i pretendenti, porca... Mannaggia... Allora, facciamo ancora un po', un paio. Prego, votate per mio figlio. E poi si bugga ogni tanto, non so perché. Supporta mio figlio. Vota mio figlio alle prossime elezioni. No, ok, gli altri sono quelli che non posso cambiare, mi sa. No. Vabbè, boh, non lo so. Come si è messi adesso? Ok, scende di 007, ci sta. Ci sta, ho 18 persone, ho convinto 18 persone a votare per mio figlio. Mia figlia. Guarda che bellina che è, bellissima. Super tenera. Ciao Nicostrata, ciao Nicostrata. Ma che bellina Nicostrata. Niente, detto questo, io vi saluto. L'episodio si è protratto anche già abbastanza lungo. Ci vediamo nel prossimo episodio di Imperator Rome. Ciao a tutti, buona giornata.